Arezzo è la banca della Banca dell'Etruria del Lazio. Arezzo è, la banca, è una città dove ci sono tante vittime salvabanche che a loro volta non vogliono uscire allo scoperto. Arezzo è una città che va risvegliata. Ancora una volta è stata scelta Arezzo per un'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle ed ancora una volta al centro dell'incontro pubblico la vicenda Banca Etruria e soprattutto le storie dei risparmiatori azzerati numerosi in terra aretina in conseguenza al salvataggio dell'istituto bancario. Arezzo, crisi economiche e malaffare, il titolo scelto per l'incontro che si è svolto in piazza San Jacopo. Questi risparmiatori non vedono l'orizzonte, non vedono il traguardo, non riescono a recuperare i loro soldi. È necessario scendere in piazza per fare capire al governo che deve fare le cose fatte bene, perché anche il risarcimento che è stato previsto non è chiaro e soprattutto lascia molti dubbi se alle persone se scegliere il risarcimento forfettario o se scegliere l'arbitrato. Non si hanno ancora le regole sull'arbitrato. Ditemi voi come una persona può scegliere. E nel corso dell'incontro è intervenuta anche l'associazione Vittime del Salvabanca per far sentire ancora una volta la propria voce, anche alla luce dell'incontro che si è svolto giovedì scorso a Roma tra alcuni rappresentanti dell'associazione ed i vertici del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I rimborsati ancora sono zero, perché non sono neppure pronti con il sistema informatico per poter rimborsare le persone. Quello che hanno fatto finora è un'interpretazione della legge in maniera restrittiva. Quindi chi ha comprato allo sportello e inconsapevolmente il bancario di turno gli ha fatto comprare sul mercato secondario non verrà rimborsato. Quindi questo esclude dai 6.500 potenziali rimborsati, andiamo a 4.000. Risposte chiare le chiedete anche riguardo all'arbitrato? Anche questo è assurdo, perché non essendo ancora uscite le regole dell'arbitrato, i risparmiatori sono ancora più incerti, perché se presenteranno la domanda per il rimborso forfettario e questa verrà rifiutato, essi non avranno più diritto ad andare all'arbitrato. Quindi è un rischio enorme.